Rivalutazione della rendita catastale degli immobili. E ora che succede? Benvenuti sul canale e buona visione di questo nuovo video di Immo News. Novità, informazioni utili, inchieste sul mondo immobiliare e il parere degli esperti. Innanzitutto le buone maniere e quindi mi presento. Sono Rossano Venturini e sono un consulente immobiliare del gruppo Remax e delle agenzie Renova. Faccio parte ormai da anni del ristretto gruppo dei top 50, i 50 consulenti Remax migliori d'Italia. Anche tu sei tra quelli che, dopo le parole del ministro Giorgetti che ha evocato una revisione dei valori catastali, sei stato colto da ansia e sudori freddi? Calma, respira e segui con attenzione questo video, dove ti spiegherò, cercando di essere il più chiaro e semplice possibile, quello di cui si sta tanto parlando in questi giorni in merito alle rendite catastali delle nostre case. Prima di iniziare, però, clicca sulla campanella per iscriverti al canale e non perdere nemmeno uno dei video di Immo News. Ok, direi che ci siamo, possiamo partire. Innanzitutto iniziamo spiegando cos'è e a cosa serve la rendita catastale di un immobile. La rendita catastale è quel numerino espresso in euro che puoi trovare nella visura catastale di qualsiasi immobile e rappresenta la base imponibile per il calcolo di alcune imposte sugli immobili. La rendita rivalutata del 5% e moltiplicata per un coefficiente differente per le varie categorie catastali e per altri fattori, come ad esempio in caso di prima casa piuttosto che abitazione secondaria, ci permette di calcolare il valore catastale dell'immobile. Ed inoltre serve a, attenti bene, calcolare varie tipologie di imposte e stimare le spese a cui un immobile è soggetto. Ed ecco qui l'origine di tutti i timori. Ora entriamo nello specifico della rivalutazione delle rendite. La legge di bilancio 2024 prevedeva verifiche da parte dell'Agenzia delle Entrate sulla presentazione delle dichiarazioni di variazione. Le variazioni catastali possono portare a un aumento delle imposte per chi ha ottenuto il superbonus. Un immobile oggetto di ristrutturazione con superbonus avrà probabilmente un incremento di valore che può comportare una rivalutazione della rendita catastale. E questo può portare a cascata a pagare più imposte a partire dall'IMU. C'è questa regola dietro le parole con le quali il ministro dell'Economia Giorgetti ha evocato una revisione dei valori catastali di chi ha ottenuto il superbonus negli anni scorsi. Una regola che, a dire il vero, esiste già, anche se non viene sempre rispettata, ma siamo in Italia. Ma vediamo quando scatta l'obbligo di aggiornare la rendita. Le variazioni catastali vanno comunicate al termine di tutte le ristrutturazioni. In base al testo unico dell'edilizia, infatti, alla conclusione del cantiere, il direttore dei lavori deve depositare in comune per chiudere la pratica edilizia la prova dell'avvenuta presentazione della variazione catastale, con una procedura telematica che si chiama DOCFA, oppure in alternativa una sua dichiarazione che gli interventi non hanno comportato una modifica del classamento. Il termine per fare questa operazione è di 30 giorni dalla fine dei lavori. Veniamo al superbonus. Proprio perché questo adeguamento non viene sempre effettuato, già con la legge di bilancio 2024, quella dell'anno scorso, era stata introdotta una norma in base alla quale l'Agenzia delle Entrate va a verificare per gli immobili sui quali è stato ottenuto il superbonus se sia stata presentata la dichiarazione di variazione catastale, anche ai fini degli eventuali effetti sulla rendita dell'immobile presente in atti nel catasto dei fabbricati. Questa è la dicitura testuale della norma inserita nella legge di bilancio, appunto. Queste verifiche vengono fatte sulla base di liste selettive e possono portare all'invio di lettere di compliance ai contribuenti. Ma vediamo le regole per la variazione. Quando è obbligatorio aggiornare la propria rendita? In linea di principio, molti lavori di superbonus oggi non comportano l'obbligo di effettuare la variazione della rendita. Questo obbligo infatti c'è solo quando venga aumentato il numero di vani o quando venga incrementata la volumetria. Se però anche in assenza di queste condizioni viene incrementato il valore dell'immobile di almeno il 15%, si rende necessario l'aggiornamento della rendita. Quest'ultima condizione può verificarsi, ad esempio, quando siano stati effettuati lavori come la realizzazione del cappotto termico. Per finire, diciamo che queste variazioni possono comportare aumenti delle rendite catastali del 16-18% nel caso del passaggio di una classe e di oltre il 30% nel caso di un salto più ampio di due classi. Questi numeri risultano dopo prove che sono state effettuate con un simulatore che consente di vedere quello che succede nelle diverse città campione con un salto di classe.
Va detto che, al di là di queste ultime novità e delle parole del ministro, comunque, in caso di ristrutturazioni che comportino modifiche sostanziali della consistenza o del valore dell'immobile, è indispensabile la presentazione del DOCFA che abbiamo visto prima, con una nuova proposta di rendita catastale. Bene, se ti serve qualche chiarimento, io sono come sempre qui. Se hai un immobile e vorresti valutare se sia meglio e più profittevole vendere o affittare in questo preciso momento storico, contattami, ne parleremo e ti dirò la mia opinione in merito in base alle tue esigenze ed aspettative. Ti lascio qui di seguito tutti i miei contatti. Se ti è piaciuto e ti è stato soprattutto d'aiuto questo video, lasciami un bel like, pollice all'insù, sempre gradito, e attiva la campanella per non perdere nemmeno uno dei video di Immonews. Ciao e arrivederci al prossimo video. A presto!